È girato nelle marche del paesaggio straordinario. Tra grotte, boschi e natura incontaminata il cortometraggio sarà per un'altra volta, diretto da Adriano Giannini e prodotto da Ombla Production con il sostegno della regione e della fondazione Marche Cultura. Un cortometraggio sarà per un'altra volta regia di Adriano Giannini, il suo secondo film da regista. Sempre prodotto da noi dalla Umbla Production. Il primo film ci ha dato grandissime soddisfazioni, abbiamo vinto il nastro d'argento e oltre a partecipare a tanti festival. Con questo progetto, finanziato dalla Regione Marche, eh, dalla Film Commission e con eh, il supporto del nuovo Emaia e della Banca del Fucino, abbiamo raccontato una storia eh, ambientata due milioni di anni fa su una probabile eh, scoperta del fuoco e, è un racconto incredibile completamente ambientato e girato nelle Marche in dei scenari pazzeschi abbiamo girato a Matelica abbiamo girato nella zona di Genga tutto girato in notturna quindi anche con eh, grandissime difficoltà produttive e logistiche però devo dire che le persone del territorio ci hanno dato un supporto che difficilmente si trova in altri, in altri posti. È un film che è stato presentato ufficialmente al Festival di St. Louis, siamo stati in concorso al Festival di St. Louis che è uno dei festival accreditati per l'Academy. E poi è stato mandato in onda al Nuarium Festival, ha aperto il Festival, è stato proprio il primo film di apertura del Festival. Il corto è ambientato nella preistoria, quindi noi siamo ominidi. Ominidi e chiaramente non vestiti, e quindi la cosa che mi ricorda, al di là della bellezza straordinaria dei posti dove abbiamo girato, è stato il freddo che ci siamo presi. Comunque è, una, è stata un'esperienza molto bella, diciamo che c'è stato uno sforzo da parte di tutti, sia di noi attori che da parte della troupe che da parte di chi, chiunque ci abbia assistito, perché era veramente un'avventura già dover arrivare eh, nei luoghi delle riprese perché noi da, da dove stavamo dovevamo fare un percorso che già era, era un'avventura un riuscire ad arrivare sani e salvi fin su alle, alle grotte, per non parlare poi di quello che succedeva all'interno. Quindi è stato un atto molto coraggioso da parte di Adriano, secondo me, eh, e è stato supportato dallo sforzo di tutti, veramente tutti che insomma, poi è stato ripagato con un lavoro molto bello, secondo lui. Il film di 15 minuti, approdato ad Ancona per la sua prima regionale, rientra nel progetto di valorizzazione e tutela del paesaggio e delle aree interne. Paesaggio che si valorizza e diviene sempre più attrattivo e occasione di occupazione grazie alla narrazione filmica. E nelle terre ferite dal terremoto, cultura, arte e cinema offrono occasioni di rinascita, quasi di risarcimento per uscire dal cono d'ombra. Il progetto per il paesaggio tra Regione Marche e Fondazione Marche Cultura procede. L'accordo con il Centro sperimentale di Cinematografia di Roma permetterà di finanziare borse di studio sul tema. Prevede inoltre una selezione pubblica per cortometraggi da realizzare da giovani filmmaker under 35. Azioni che rientrano nella logica di sostenere i giovani talenti che rilanciano il paesaggio aumentando il valore sociale del fondo. I prossimi film in produzione prenderanno in considerazione anche altri aspetti, come i paesaggi rurali, i centri storici e soprattutto i paesaggi più recenti, quelli della nuova urbanizzazione, spesso trascurati ma di cui vanno esplorate tante potenzialità.